Buongiorno ragazzi, Stefano Timolina in macchina con giornata stupenda, a parte il fatto che secondo me tutte le giornate sono stupende anche quando piove, perché c'è gente che a volte non può vedere neanche quelle, sembra una battuta ma se ci pensate è la verità. Quindi buongiorno ragazzi, questa cosa qua nasce da una telefonata di 3 nanni secondi fa. La prossima volta farò in diretta anche le telefonate, non so come terrò il cellulare così, però non importa, vabbè, mi ingegnerò. Detto ciò, non sto a spiegarvi più di tanto, sennò vanno via 20 minuti. Io sono abbastanza, come dire, ti dico le cose che ti devo dire e basta. Insomma, se tu mi fai una richiesta, mi fai una domanda e ti rispondo qual è che secondo me è utile risponderti, punto, non è che ci giro troppo intorno, no? E questo mi risponde, Stefano, potevi anche dirmelo in un altro modo. Allora, l'esempio è questo. Se uno mi dice, Stefano, io devo andare a Roma e ti vedo che stai prendendo la Milano-Torino, io ti dico, uè ciccio, fermati, stai facendo una cazzata, devi andare dalla parte opposta, se no a Roma non ci arriverai mai. Punto. Questa è la situazione. Che cosa vuole la gente? La gente vuole avere da te il consiglio, che gli dici la cosa giusta da fare, no? Però vuole anche che gliela devi un po' spiegare, no? Mettergli un po' di vasellina da qualche parte, no? Dici, guarda ciccio, no, guarda, allora, bella la Milano-Torino, anzi, fermati a quel baretto, poi se riesci, poco, gira il volante un po' più a destra, poi senza stress, magari fermati, bevi un caffè, però ancora poco a destra, perché sai, piano piano devi andare verso Roma. Che due coglioni, ascoltami, mi chiedi una cosa, ti dico la cosa, appunto, quella è, poi se la vuoi fare la fai, se non la vuoi fare non la farla, se no non chiedermela a me. Cioè è così bello, no? Io sono abituato anch'io, quando chiedo un consiglio a una persona, che penso che quella persona sia autorevole, quindi che abbia dei risultati, abbia, non lo so, comunque che sia una persona competente in quello che gli vado a chiedere, se mi dice, Timolina, non devi far così perché stai facendo una cagata, ma devi fare un altro modo, io non sto neanche a pensarci 3000 volte, lo faccio come mi ha detto, risparmio tempo e ottengo più risultato. Secondo me c'è un detto che spesso si sente dire, no? Non c'è mai nulla che dirai di sbagliato alla persona giusta. Perché le persone, quelle che hanno la testa, mica se la prendono, ti stanno chiedendo un consiglio, ti dico cosa devi fare, fallo, se no non chiedimi il consiglio, non rompere i maroni a me e ciao. Capito ragazzi? È molto semplice, ricordatevi questa cosa, non fatevi mai problemi. È ovvio che nessuno di noi, neanche voi, ma neanche io, abbiamo, che ne so, siamo Gesù Cristo e noi spariamo sentenze, quello che noi diciamo è giustissimo. No, assolutamente ragazzi, e parlo soprattutto per me, è una mia esperienza, un mio punto di vista, un mio modo di pensare, insomma, vi do il consiglio migliore. Però anche voi, come invito, se avete qualche amico, qualche persona a quale tenete, ditegli le cose come stanno, senza avere il problema del ma se la prenderà, ma non se la prenderà, eccetera, eccetera, eccetera. Ditegli con il cuore, con onestà, quello che è giusto dire. Dopodiché, innanzitutto state bene voi perché gli avete detto la cosa giusta. Poi la persona, se vorrà farlo, lo farà. E se non vorrà farlo, non lo farà. Ma in questo gesto, che cosa gli avete fatto? Gli avete passato alla persona la responsabilità di prendere le proprie decisioni, così voi state bene e la persona idem non potrà dirvi ma tu non hai insistito, no, ti ho detto il consiglio, ciao. Quindi ricordatevi, non sbaglierete mai di dire nulla se lo dite alla persona giusta. Nel caso in cui qualcuno se la prenda, forse così giusta non è. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti e buon lavoro come sempre, ciao.